Antares, dalle Olimpiadi di Londra a Sermide, il saggio conclusivo dell'annata, che era stato programmato per il mese di giugno, è stato presentato a settembre, una delle tante conseguenze del sisma di fine maggio. Il presidente di Antares, Nedo Orsatti, gli istruttori, i 140 giovani e giovanissimi che frequentano i corsi e i loro genitori hanno accettato lo spostamento di data del saggio spettacolo. Ma il miracolo l'hanno soprattutto voluto le istruttrici e anche i genitori, perché prima, quando abbiamo deciso di non fare più il saggio a giugno, abbiamo fatto una riunione con tutti i genitori, abbiamo prospettato questa data e loro hanno mantenuto la promessa, nel senso che dopo 2 mesi riprendere i bambini che erano già preparati per il saggio di giugno e riproporre in 15 giorni tutto quello che state vedendo, credo che sia qualcosa di miracoloso. Quindi io voglio ringraziare molto, tanto, tantissimo gli istruttori e tantissimo i genitori, e voglio farvi un grande applauso. Di grande spettacolo si è trattato, condotto da Siro Mantovani, ha incantato gli spettatori e gli invitati. Tema obbligato, le Olimpiadi e Londra. Un viaggio fantastico nella città, con sosta nei luoghi più significativi e ricchi di storia, fino all'arrivo nei luoghi deputati allo sport. Dai bambini della propedeutica fino a quelli dell'agonistica, dai giovani della ginnastica artistica al gruppo di rappresentanza, hanno dato vita a quadri spettacolari con esercizi coordinati tra mente e movimento ed una fusione di gruppo frutto del grande lavoro svolto dagli istruttori in breve tempo. La serata è stata impreziosita da un affiatato gruppo canoro che su base musicale ha interpretato brani del repertorio dei Queen. Un'altra perla dello spettacolo, l'esibizione di Martina Tortelli e David Orioli, che insieme hanno deliziato con balletti di rara eleganza. David, fin da bambino, ha fatto parte del gruppo Antares. Oggi ha spiccato il volo verso ambiti traguardi in coppia con Martina. Come tradizione di Antares, è stato dedicato un momento particolare alla memoria di Valentina Voscarato. Valentina si è sempre ispirata ai valori in cui credeva fermamente, l'impegno, lo studio, la dedizione agli altri. Antares, d'accordo con la famiglia Voscarato, ha assegnato il riconoscimento alla giovane Miriam Ghidini per il suo impegno di volontariato presso la cooperativa Il Ponte. I motivi principali per cui abbiamo scelto Miriam sono innanzitutto perché è una volontaria. E la sua presenza rappresenta l'apertura della cooperativa e dei servizi al territorio, che è un esempio di integrazione vera, non retorica. Perché è giovane, molto giovane, e nonostante ciò ha saputo mettere in campo modalità altamente professionali, aspetto fondamentale per chi come noi si occupa di disabilità dall'età prescolare all'età più matura. E perché in sintesi il suo operato è emblema della cultura della nostra cooperativa, che speriamo lei possa contribuire a diffondere anche attraverso questo importante riconoscimento. A me piace sempre leggere quello che c'è scritto sulla targa, perché per ciò che sei ed hai trasmesso, sei un nostro valore che vale tutta una vita. Gli ideali di Valentina. Con questo gesto noi veramente vogliamo, soprattutto i familiari, insomma, ricordare sempre che... Tra le autorità ospiti, l'assessore provinciale allo sport Francesca Zaltieri, per la prima volta ad assistere ad uno spettacolo di Antares. Spettacolo splendido, veramente qualcosa di meraviglioso. Sono incantata dall'armonia che esprimono questi ragazzi nel movimento, ma non soltanto. Sembra un'armonia complessiva dell'anima, che c'è qualcosa non solo di estetico, ma anche di etico, secondo me, che si trasmette. E d'altra parte c'è tutto un entourage di istruttori, il signor Nedo Orsatti, che è fantastico, tutta una comunità che sta attorno a questo momento culminante
che è comunque di una bellezza incredibile. Un grazie davvero di cuore da parte mia personalmente, perché veramente ho veramente visto uno spettacolo bellissimo, ma naturalmente a tutta l'amministrazione provinciale, presidente, e credo tutta la comunità provinciale, perché state facendo veramente un servizio grandissimo alla vostra gioventù. Non è mancato all'appuntamento, come ogni anno, Paolo Redolfini, presidente provinciale del CONI, che ha posto l'accento sul valore sociale dell'attività di Antares. Ma soprattutto perché venire qui è un piacere, uno spettacolo, e poi una società che con tutti questi ragazzi, sia a livello giovanile sia a livello di campioni, se lo merita, e non è mai abbastanza quello che si fa. Per cui bravi voi e bravi soprattutto i genitori che danno ai ragazzi la possibilità di divertirsi, prima di tutto, di imparare regole importanti che sono quelle dello stare assieme, dell'arrivare a vincere i campionati italiani non perché si è presa qualche scorciatoia ma perché si è lavorato molto, di stare insieme agli altri, di rispettare le regole e tante altre cose che sono utili nella vita, visto che poi i momenti che attraversiamo dal punto di vista lavorativo e personale sono anche particolarmente difficili, avere un momento di aggregazione che tiene in piedi questi valori è doppiamente importante. Grazie a tutti voi. Prima del gran finale, l'assessore Mirko Bortesi ha acceso la fiamma dei giochi, la fiamma dello sport che non muore. La cosa che volevo solo sottolineare come amministrazione è che lo sforzo va allargato a tutto il paese, a tutta la cittadinanza, perché dare la possibilità di avere degli impianti come abbiamo a Sermedi vuol dire mettere a frutto il contributo di ogni cittadino, anche quelli che non utilizzano. Io pensavo alle riunioni di Ninedo prima del 90, qualche prima riunione che aveva coinvolto noi addetti allo sport, che ci spiegava quello che voleva far nascere, dico, caspita, cos'è nato, complimenti. Per il finale un tripudio di musica, luci, colori e Antares al completo per ricevere l'abbraccio e l'applauso del pubblico. Ci porterete anche a Mantova questa nostra immagine. Vi diamo appuntamento a Natale, direi all'insegna di Antares. Viva Antares, buonanotte a tutti e grazie ancora per questa grande, magnifica serata. Ciao a tutti!